Ciao a tutti e bentornati sul mio canale per questo video che sarebbe dovuto uscire mille anni fa, ma che così difatti non è stato. Perché? Perché sì. No, a parte gli scherzi, mi avete scritto in tantissimi: quando esce il nuovo video, Nacor, facci vedere i nuovi video. Ce l'ho fatta, ci ho messo tantissimo, è qui, è lì dietro in quel computer. Ma bando alle ciance e passiamo subito al nostro video. Siamo ripartiti da Roma per questa fantastica infinita avventura, soprattutto infinita perché veramente era una roba lunghissima. Direzione studio di registrazione, subito, senza se e senza ma, diretti in studio a produrre il nuovo disco. Attenzione, attenzione, stiamo per aprire, stiamo per aprire, registrare, attenzione, stiamo per partire, 3, 2, 1... Prossima tappa, Martin Sicuro, organizziamo la produzione del disco che partirà già da domani, organizziamo l'album, lo registriamo domani a Fermo e poi si parte con la realizzazione del, dei nostri sogni, del live al quale abbiamo aspirato da 6 mesi. Siamo attrezzati bene, abbiamo un po' di ampli da provare. Willy, sei carico? Carichissimo. Sei pronto per fare le chitarre più belle della tua vita? Vai, sì! Sono le tipo mezzanotte, in studio non c'è nessuno, ci sono io ad intonare le voci del futuro a ieri con te. Nel frattempo che producevamo, registravamo l'album, ci siamo dovuti prendere mezza giornata per partire e andare a mille chilometri nello studio di fotografia per realizzare quella che poi sarebbe diventata la copertina del nostro album. Ragazzi, 2 ore e mezza di viaggio! Eravamo convinti che fosse vicino lo studio. E invece siamo a più di un'ora e mezza dallo studio, dobbiamo ancora finire tutte le registrazioni, mix, e il disco esce fra 2 giorni. Un minuto di silenzio per William. Sono arrivato, sono qui a fare le foto con i miei amici La Rua e ve li presento uno ad uno. Adesso vi faccio parlare con il dottor Davide Fioravanti. Willy, ma dove cazzo vai? Passiamo adesso da Charlie, detto il Panda. Io so che tu vuoi incentrare questo video su di me, ma in realtà lo centreremo tutto su di te. Willy ha una grave malattia, si chiama la stupidità. Affligge l'80% dei Willy in circolazione. Perché do qua di però? Questo è uno studio. Stiamo facendo le foto. Pausa pranzo. Il problema principale è che siamo troppi, abbiamo difficoltà ad inserirci nelle foto. Un'altra notizia ufficiale? Vuoi dirla tu? Siamo sotto Universal tra 6 minuti. No, fra 6 minuti. Fra 6 minuti verrà ufficializzato una firma con Universal. Altro step, il materiale fotografico per gli uffici stampa, per i giornali, per il sito web, qualsiasi cosa. Siamo andati di nuovo a Roma per scattare nuove fotografie. Allora, la giornata inizia benissimo, considerate che sono le 6 di mattina, non è che sono tipo le 8 di sera. Ci andiamo a Roma di nuovo, tanto per cambiare, dato che a noi Roma ci manca. E per non farci mancare nulla, mentre stiamo viaggiando, una spazzola del tergicristallo è volata via. E adesso Matteo sta imprecando vivamente e sostituito, forse è il caso gli do una mano, che lo viene in difficoltà. Perché si è spezzato questo qua. Mi fa
cacci dei tipi sono poco positive. Siamo ripartiti, ci è andato bene. Tergicristallo della 500 riadattato per un appunto, ma sembra che funzioni. Alla grande. Alla grande. Ragazzi, io penso di amarlo, guardate. Guarda, è diventato rosso, truccalo un po' di più. Sto mettendo il pelo, però mi sveglio. Nel frattempo, qui con me c'è William. Ciao ragazzi, sono il chitarrista della Rua. È ancora per poco, dall'uscita del lago me l'ero tirato fuori perché la chitarra non no, è stato uno suonerai, suonerai gli no, shaker. Io vedi. Cioè, mi lasceranno qui dentro così, dice, sono tanti anni questo ragazzo si trova qui con noi. E allora, ecco, molto bene. Ti sento Charlie. Abbiamo finito, ce ne stiamo andando. Matteo è a pezzi. Matteo vuoi un Kinder cioccolato? Quando tu hai tutta la tua musica bella registrata sul tuo supporto CD, devi poterlo promuovere. Quindi devi iniziare a fare i cosiddetti concerti dal vivo. Quindi ci si chiude in sala prove un mese, due mesi, quello che serve, e si produce il live. Non è solo divertimento. Ciao da. Ragazzi, non ce la faccio più a caricare sti cazzo di morti ambulanti. Carica. Con altro direttore dei lavori come Willy. Ti darei volentieri una mano, ma mi si è rotta un'unghia. Sto rientrando per la prima volta in sala prove dopo 8 mesi. Bravo! Oh mio Dio! Ragazzi, comunque Daniele c'ha team, Si sceglie quindi il brano che diventerà il singolo, che quindi promuoverà tutto l'album, e di quel singolo ci si realizza un videoclip. Buongiorno. Oggi andiamo a Roma, videoclip. Allora, il fatto che il fatto che dovremmo girare a testa in giù il video terrorizza un po' Matteo. Ma un po' questa, solo vedendo gli effetti. Andavo su Google e andavo a cercare effetti collaterali di girare il video a testa in giù. Voyez.
così spacchi il brutto. Senti, ma ci appendiamo a testa in giù, quindi adesso andiamo a fare la cosa più pericolosa della vita di William. No, io adesso voglio vedere la reazione di Nagor Fischetti che rigurgita. Io non vedo l'ora di rigurgitare tutto. Siamo spacciati. Vai di dimmer, più abbiamo quello più ci fa gioco e meno vediamo. Dai che è l'ultima questa. Motore partito. Guardati le gambe. Sì, così. Ehi, Peciotto, hai qualche problema con me? Porca troia. Com'è, c'è? Indossa. Charlie. Ragazzi. Mamma mia, che ansia. Quando l'ho fatto la mia sembrava più facile, eh? Ecco Willy. Guarda. Ragazzi, tocca a me. Adesso mi cago in mano. Dopo. È fattibile, Will? Yeah. Dare il gelato, motore. Esatto, così. Fai tipo la faccia stupida. Esatto, bravo, ok. Gioca un po', sì. Gioca. Grazie. Allora, nel frattempo c'è Daniele che si è infilato in un carrello. Abbiamo finito, ce l'abbiamo fatta anche oggi, è andata. Ciao ragazzi, è uscito il nostro album Sotto effetto di felicità che contiene Il sabato fa così. Non vediamo l'ora di vedervi ai nostri concerti. Ciao! Ricapitolando, questo era il mio maggio. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace sotto al video o un non mi piace, così io capisco anche che sto facendo. Lascia anche un commentino sotto raccontandomi se te lo ricordi quello che hai fatto a maggio, se magari hai finito la scuola e avevi gli esami o l'università, o magari sei un nulla facente e stavi già in viaggio, in vacanza da maggio ad agosto, vacanza full immersion. Aggiungetemi su Instagram, su Facebook, su Twitter, su tutti i social del mondo. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, perché ci saranno altri video che già ho qui dentro. E niente, volevo dirvi una cosa, solo che non me la ricordo. Ah, ecco, domani sappiate che...